Certamente di tanti temi che ci sono nel film, molti fanno ancora parte realistica dei nostri tempi. Ci sono molti personaggi, moltissimi attori, tutti devo dire molto bravi, ed è l'avventura di questi due ragazzi. Sono emigrati del nord invece che emigrati del sud, non vengono dal sud, vengono da regioni del nord e arrivano a Milano con la stessa impreparazione come in realtà potrebbero avere degli emigrati del sud. E quindi vivono una serie di avventure collegate un po' a quella che era la vita, la frenesia, tutto sommato, della vita di una città. Gli attori che ho usato sono tutti bravissimi attori che io conoscevo bene e che avevano in gran parte già lavorato con me, perché non so, da Di Berti a Isa Danieli, insomma. Sono un gruppo, diciamo, di primi attori, i quali tutti quanti lì raccontano una tessitura sociale che è proprio quella della grande città, che è quella che è difficile, da vivere e per cui effettivamente in realtà molti di loro finiscono male. Ho sempre avuto la fortuna di avere con me Enrico Iom, che era un grandissimo artista e un grandissimo anche scenografo, e quindi è stato in fondo lui a indicare questa casa di ringhiera. La casa di ringhiera era un classico proprio del nord più che del sud, ed era un po', era una specie di piccolo paese dove in realtà intorno a queste ringhiere viveva una popolazione multiforme, particolare, e realmente si formava un piccolo villaggio, ecco. E quindi quel tipo di casa di ringhiera, che credo ancora ci sia.